danza in un minuto è un esperimento, diciamo, che Cine Dance di Amsterdam ha iniziato 3 anni fa e che noi adesso portiamo in Piemonte, di video di danza, quindi si ascrive alla forma d'arte cosiddetta di videodanza, che è una forma d'arte indipendente dalla danza e dal cinema. Ha una sua poetica e una sua drammaturgia assolutamente propria, come avete anche forse potuto vedere stasera dai video che sono stati presentati. La nostra regione è una regione che ha una grandissima tradizione culturale e che 15-20 anni fa ha avuto un inizio di rinascimento culturale straordinario. Purtroppo questa spinta a un certo punto non è stata più compresa e condivisa da gran parte della politica e della società civile. E quindi già negli ultimi 5 anni si è un po' affievolita e oggi rischia di essere vittima di gravissimi tagli. Io come politico, ma come persona che ha sempre amato la cultura, conto con altri miei colleghi e con le associazioni di fare ogni battaglia possibile per evitare che Torino, che ha dato prove così meravigliose come il Piemonte, torni indietro di 20 anni. Per noi è una grossa sfida, crediamo che nell'era 2.0 sia importante riuscire a esprimere un concetto in poco tempo per poter arrivare, perché i tempi sono questi, e quindi insomma ci piaceva l'idea di questo progetto perché ha una contraddizione interna che ci piace. La danza è effimera, ma ha bisogno di tempi dilatati, di progettazione, di ideazione. E l'idea di concentrare in un minuto esatto di video un pensiero rispetto alla danza ci sembrava una sfida da dover cogliere in questo momento anche, soprattutto. Questa collaborazione nasce da un interesse comune sulla videodanza. Siamo stati approcciati da Corpi e abbiamo con entusiasmo accolto questa chiamata. Ecco, noi da Cine Dance siamo desiderosi di conoscere anche le realtà locali che magari da soli non riusciamo a raggiungere. E quindi anche aprire una contest dedicata al Piemonte ci può fare entrare in contatto con dei videomakers, con dei coreografi e dei danzatori che magari in altri modi non saremmo in grado di conoscere. La giuria darà una serie di premi, 3 premi, primo, secondo e terzo classificato, banalmente premi in denaro. Poi darà una menzione, ci sarà una menzione invece riservata appunto a Cine Dance, al nostro partner internazionale, che darà la possibilità ai primi 3 classificati di partecipare al loro festival che si svolgerà i primi di dicembre di quest'anno, dal 1 al 4 dicembre ad Amsterdam. E sarà un'occasione, quindi un'opportunità enorme per questi artisti piemontesi di poter stare lì gratuitamente per 4 giorni e partecipare a tutte le sessioni del festival. E poi ci saranno 2 menzioni degli altri partner di progetto, che sono il laboratorio Quazza, riservato a studenti universitari, e poi una menzione invece data da Piemonte Movie nella prossima edizione di Piemonte Movie Local Film Festival, che si svolge in Piemonte ogni anno a marzo nel 2012, che sarà scelta dalla giuria di Piemonte Movie. E poi ultima cosa, invece, ci sarà il premio del pubblico, che verrà assegnato tramite, proprio in un'altra modalità, tramite una votazione online a partire dal 31 ottobre, cioè da quando tutti i video che verranno sottoposti al concorso saranno messi sul sito di Corpi. Da quel momento il pubblico potrà votare online. Io credo molto in questo micro movimento di cultura che catalizza
intorno a piccoli eventi delle persone che non sono appartenenti allo stesso mondo. Qui ci sono persone che arrivano dal dance, che arriveranno dalla fotografia, dal cinema, dalla danza ovviamente, e si potranno cimentare in un'esperienza comune per questo concorso che presenta a tutti in modo inequivocabile un'idea della danza che è molto lontana dall'immaginario comune.